veramente di avere un calore del genere, e grazie anche a chi ci fa vedere la bandiera rossa con le falce col martello, che mi fa simpatia. Tenete la lema se lo preferite, noi preferiamo il futuro. Devo dire che oggi è stata una giornata intensa, abbiamo visitato 4 aziende in Salento, abbiamo incontrato centinaia di operai del settore della calzatura, dell'autotrasporto, dell'agricoltura, e vi devo dire che è un dramma attraversare il Salento guardando i danni che la xylella ha fatto senza che nessuno in regione muovesse un dito per salvare gli ulivi lavorava per portare in casa nostra l'olio tunisino. Io dico viva l'olio del Salento, viva l'olio della Puglia, viva i prodotti della nostra terra e del nostro mare. Quindi non siamo qua a fare promesse che fanno altri. D'altronde in un anno di governo abbiamo dimostrato che volere e potere. Avevamo promesso di cancellare la legge Fornero per i turisti clandestini che vengono pagati. Ne abbiamo le palle piene dei clandestini in Italia, e se qualcuno li vuole li mantenga a spese sue. Noi preferiamo aiutare la nostra gente. Domando chi era in regione in questi 15 anni, che cosa ha fatto, perché attraversare il Salento ha delle... C'è una rete ferroviaria che ha binario unico per la metà, senza la faccia dell'ambiente, quindi questo ci impegniamo a fare, poi arrivarci in questo mare stupendo. Magari riaprendo alcuni dei tanti ospedali chiusi dalla sinistra in Puglia, perché sulla salute non si Puglia nel 2020, e vorrei sapere le bandiere rosse dove erano. Gliel'hanno data fra un anno e mezzo la visita a questo signore. Non è possibile far pagare le tasse ai pugliesi e costringerli ad andare negli ospedali delle altre regioni per farsi una visita medica. Poi oggi, adesso magari tornate a casa, guardate il TG, mentre c'è Conte che sta a Bruxelles, dove lo stanno prendendo, come accade ormai da tempo, perché se qualcuno ancora pensa che dall'Europa arrivi una lira, abbiamo sbagliato a capire. Dall'Europa non arriverà mai una lira, e dobbiamo contare solo sulla forza degli italiani, sul lavoro degli italiani e sui risparmi degli italiani. Pensate che i commercialisti hanno annunciato uno sciopero perché il governo ha confermato le scadenze fiscali, e quindi lunedì 20 luglio tutti i lavoratori autonomi. Siamo partiti dalla campagna, dagli imprenditori turistici di Sorrento, siamo passati a Martina Franca, dove abbiamo inaugurato la sede della Lega, oggi a Gallipoli, domani a Cernia e poi a Fasano, dove inauguriamo un'altra sede della Lega. Noi lasciamo Conte e Zingaretti chiusi nei palazzi e stiamo in mezzo alla gente, stiamo in mezzo ai lavoratori, stiamo in mezzo agli imprenditori, ai balneari a cui abbiamo restituito la libertà, anche la di fronte però, per equità, anche se a destra mi viene più facile far l'applauso, la sinistra, vai, dai. Voi non sareste là a far casino, voi sareste a casa tranquillamente, educatamente e rispettosamente. Anche perché ho fatto il ministro dell'interno, io sono convinto che polizie e carabinieri in questo momento vorrebbero essere ad arrestare spacciatori e delinquenti, non a tenere a bada 4 figli di papà. E guai a chi mette le mani addosso a una donna o a un uomo in divisa. La galera per certa spada, fermo pesca, larghezza è più facile. Vorrebbe legalizzare le droghe, che lo Stato vendesse liberamente le droghe. Io combatto la droga paese per paese, piazza per piazza, città per città, scuola per scuola, perché la droga uccide, la droga è merda, e io i vostri figli non li lascio in balia della droga, perché poi a farsi troppe canne si viene su male. Quindi
È meglio farsi un bicchiere di rosso. Ogni tanto. Legge il nuovo consiglio regionale. È 15 anni che governa la sinistra. Prima Vendola, poi Vendola, poi Emiliano. Per la prima volta dopo 20 anni, grazie alla Lega, il centrodestra è unito e Emiliano ha capito che fa gli scatoloni e va a casa perché si vede quello che si fa. Quindi mancano 60 giorni, contiamo. Perché ho osato, era una manifestazione organizzata per vivere la sua vita come vuole. Ognuno è libero di amare con chi vuole, cenare con chi vuole. Il bambino ha bisogno della mamma e del papà. E il bambino viene al mondo se ci sono una mamma, un papà, e viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Punto. Altre cose non ci sono. Quindi è il diritto dei bimbi a crescere con una mamma e un papà. Per qualcuno è una roba. Il crocifisso, te ne torni al tuo paese. Perché non siamo noi a dover cambiare il modo di vivere. Se vuoi una moschea, te ne torni a casa tua. E devo dire che qualche anno fa, se avessero detto a voi, come se avessero detto a me, guarda Matteo che tu un sabato sera di fine luglio sarai in mezzo. Tutti quanti. E riprendiamo per mano il nostro paese. Viva la Gallipoli, viva il Salento, viva l'Italia e viva la gente libera e per bene. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie. Qualcuno vuole fare una foto? Se aspettate da là in fondo adesso arriva Renzi e la fate con lui. Da che parte si entra per fare la foto? Ah, ragazzi, però scusate, io mi fermo fino a che c'è bisogno. Vi chiedo, siccome ci sono dei bambini qua davanti, di fare un passo indietro. Vi prometto che mi fermo se serve. Grazie di cuore.